Io insegno, sì, no, io insegno storia del teatro, sì, dello spettacolo, qui dall'86. Dall'86, quindi la situazione aquilana la conosce bene? Beh, sì, almeno quella universitaria. E com'era la città prima della tragedia? Non ho mai, mi sono mai accorto che fosse una città universitaria, a essere sincero. Devo dire che io ho fatto un salto sulla sedia quando ho sentito, dopo il terremoto, si è parlato di una città universitaria, perché era piena di universitari che pagavano l'ira di Dio, cioè pagavano abbastanza d'affitto, ammassati in tante stanze. Mm. Non c'erano grandi attività culturali, ricreative, che in genere avvengono in una città universitaria, e non di rado grandi lamentele perché facevano chiasso. Quest'era, non era... Esatto, per cui proprio l'idea di associare L'Aquila a una città universitaria a me non mi è mai passato per l'anticamera del cervello. Quando l'ho sentito dire, dico, ma tu guardi, capito, stavo, lavoravo in una città universitaria. Però dal punto di vista delle iniziative culturali, per me L'Aquila è sempre stato un mistero. Anzi no, avrei preferito che fosse un mistero. Perché, cioè, tu c'hai una città che era bellissima, dove si viveva veramente, tu stai a tuo agio, una città proprio bella, a due passi da Roma. Se tu vuoi sei un quartiere di Roma, cioè tu poco più di un'ora sei qua. Se tu vuoi sei distante 1000 chilometri da Roma. Se tu tagli, puoi essere isolato e puoi essere... E io non ho mai capito, ma perché all'Aquila tutto questo non è stato sfruttato? Perché l'Aquila non faceva iniziative l'estate, che potevano essere fantastiche? Perché l'università non le faceva? Con le conoscenze che c'è nell'università e 4 lire, tu puoi ogni anno fare 2-3 convegni, incontri, momenti di spettacolo per la città e per fuori, proprio con 4 soldi. C'è una domanda enorme. Di cultura che non di viene... Io mi occupo di teatro, quindi io li portavo gruppi teatrali. Non c'entra l'avvento di Berlusconi, insomma, è sempre stato no, così? No, assolutamente, non c'entra niente. Non è peggiorata la situazione, è sempre stata così, culturalmente, inerte? Io direi che ha prevalso una specie di non trovo la parola, lo chiamerei localismo, cioè ce le facciamo da noi. Ma che cosa vuole? Stiamo fra di noi. Quindi la cultura quando si fa... Ma sì, non ci vuole niente. Funziona. Tutto questo fatto con 4 lire. Che cosa pensi di come è stato gestito il post-terremoto, la costruzione delle case provvisorie? Il post-terremoto io me lo sono definito a me stesso in questa maniera. Siamo passati da un momento di gaglioffaggine alla nausea. Io ho provato nausea. E descrivici un po' questi nausea. Due passaggi, la gaglioffaggine. Prima in Italia c'è 20.000 cose orribili sono venute in Italia, insopportabili, che io, come ho detto prima, le cose bisogna anche smettere di guardarle, perché sennò uno pensa soltanto a quello. Si alza la mattina e comincia a parlare male, a pensare male, giustamente, dicendo cose giustissime, delle angherie, delle ingiustizie che si fanno, delle cose impunite, però non puoi stare mesi e anni a ripeterti questo. Distogliere lo sguardo, non distogliere la rabbia, ma distogliere. E per cui, secondo me, l'Italia è stata segnata da due, per me, io adesso qui ti parlo in prima persona, come se fossi un solitario, due casi, il caso Englaro e la gestione. L'immagine del territorio dell'Aquila è stato il passaggio dalla rabbia alla nausea, ma quando intendo nausea in senso fisico. Lo schifo. Com'è possibile allungare le mani sopra quella poveraccia? E com'è possibile allungare le mani sopra le tende, sopra le rovine, la gente che deve andare, avessero delle colpe prima, non avessero, tutti abbiamo sbagliato qualche cosa, tutti noi siamo incoscienti. Io stavo qui, c'erano le scosse di terremoto, tutti dicevano che non c'era problema e ci ho creduto, eccetera. Non sono un esperto che ti può dire hanno sbagliato, avrebbero dovuto fare così e cosa, questo non lo so. Quello che so è che dopo che questo è avvenuto, tu me lo trasformi
in un grande spettacolo. E la gente stava nelle tende, la gente... Questo è c'è una specie di volta stomaco. Per me è stato un stop uguale a quello dell'Englaro. La minoranza che non vuole diventare maggioranza, che non lo può diventare, non ha le forze per cambiare. Allora c'è una cosa che può fare, mettere da parte i semi. Ecco, ma... Conservare i semi. Certo, conserviamo i semi. Però questa è una situazione... Ti sembra una stupidaggine questa? No, mi sembra sicuramente una cosa buona, conservare i semi. Se dovessimo spiegare a degli stranieri come è potuto succedere, perché poi parliamo di... Cioè, durante il fascismo aveva un consenso più vasto di quello che ha oggi. Sì, sì, adesso governo. Lo so che tutto quello che ti dico può sembrare no, anche... No, però voglio dire, certo. Sto ragionando anch'io ad alta voce, ma il fascismo questa c'era minoranza la forza. Non è così tanto minoranza. No, però guarda che... Guarda, probabilmente non saremo d'accordo su questo, ma non è un problema. Quando tu c'hai, quando ci sono dei germi, quando tu apri la provetta, non importa chi l'ha aperta, i germi poi vanno dappertutto. Le provette sono state aperte. Qual è allora, qual è secondo te il virus? Che nome gli daresti al virus che ci ha appestato? Televisione o no, cosa, ignorare no. Cosa? Perdita dell'onore. Perdita dell'onore? Questo mi sorprende, mio caro. Io darei questa. Lo so che è una cosa che sembra niente. Perdita dell'onore. L'onore, come si può dire, quasi istintivo. Cioè io prima dicevo, quando tu vieni all'Aquila, no tu, quando qualcuno viene all'Aquila e mi trasforma questo in uno spettacolo, questo non è un eccesso, lo è certamente, un eccesso della comunicazione, una prevaricazione, certamente tutto questo, ma questo c'è una parola che uno dovrebbe dire, questa è viltà. Questa è viltà. Viltà, e la viltà come... Questa malattia come ce la siamo presa? E quando cadono le barriere, quando tu ti accorgi che tu... Che io posso dire oggi una cosa e domani la smentisco, domani dico che non l'ho detto, oppure è un esempio minimo di viltà, ma era molto strano. Prima nessuno si perdeva la faccia, adesso non la perde più la faccia. Sono usciti questi germi, non ci si vergogna più, non ci si vergogna di sfruttare una poveraccia in coma per prendere voti. Non è un problema di morale, perché questo lo capisco, il tipo che si indigna e dice questo è omicidio, fatti suoi, la pensa così, se vive coerentemente con questo. Ma sfruttarla per i voti, non ti vergogni di questo? Non sei vile mentre lo fai? Non ti vergogni di quello che è successo all'Aquila? Ma non soltanto il solito Berlusconi. Quanti altri hanno sfruttato? E di diverse parti. Oggi tutti cominciano a capire che quello che ci frega è l'informazione. Tu chissà quanta gente hai incontrato, io li incontro tutti i giorni, di gente che dice non legge più i giornali, non vuole più vedere i telegiornali. Non per qualunquismo, per l'opposto. Perché non ce la fa più a mangiare merda. Ah sì. Ecco. E allora questo qui, perché viene fuori? Perché questa informazione cosa ha fatto? Ha fatto sì che quello che oggi ti informa in realtà è il modo come la gente ti racconta il mondo in cui vivi. Il mondo in cui vivi c'ha talmente tante informazioni e c'ha talmente tanta complessità che quello che tu vedi in realtà è un racconto. Quando apri i germi sul racconto, succede tutto. Quello che noi ci dimentichiamo, per non appartenere totalmente alla merda che ti circonda, scusa, adesso tu devi avere una cosa verticale che ti aiuta. Quando dico verticale, qualcosa che sta sopra di me e sotto, che non è la religione necessariamente, poi quella pure è stata orizzontalizzata il più possibile, ma è un paese in cui io mi trasferisco e mi permette di non essere totalmente di questo paese. Quello che si chiamava l'emigrazione interna ai tempi antichi. In Cile la chiamavano il Cile parallelo. Ah sì.
è fondamentale. Creiamo gente parallela. Quello che non posso pretendere, diciamo, di fare chissà che agli studenti, ma suggerire che è possibile vivere in un paese parallelo senza espatriare, questo mi piacerebbe riuscire a darglielo. Per far questo tu puoi parlare di Dario Fo, puoi parlare di Peter Brook, puoi parlare dell'Odin, puoi parlare della regia del Novecento, di Eleonora Duse, di Ibsen, di Molière. A me piace parlare di Molière molto spesso.